Sono già stanco. Buonasera. Allora, questo applauso, non so come restituire, vero, questa grande gioia, amatissimi italiani, che tutti il bene del mondo vi ci stipani addosso. Non so che dire in questo periodo natalizio. Naturalmente userò le stesse parole di tutti. Sono emozionato, ho tutto il corpo in tumulto, ogni parte proprio. Non riesco a farla sta ferma. Il cuore mi batte a mille, il sangue mi va a 2000 e insomma l'emozione è proprio forte forte. E siamo qua a fare l'ultimo del paradiso. È proprio un dono, eh? Uno dà proprio tanto, tutto quello che si dà vuol dire che si è ricevuto e viceversa, no? E allora voi mi date la possibilità di stare qua a fare la cosa più bella che io conosco, che è questo canto dell'ultimo del paradiso, e io vi ringrazio di avermela data. Questo ultimo canto è la cosa proprio più straordinaria che ci sia nel mondo. Non c'è niente proprio di più strepitoso. È proprio perché bisogna volergli bene a questo poeta, perché ci ha proprio insegnato, i poeti ci insegnano a voler bene al mondo, a parlare. Non gli saremo mai tanto grati, ecco, a un poeta. Ogni volta che c'è una bella poesia, il mondo non è più lo stesso il giorno dopo. Noi, le emozioni, per esempio, la prima volta che uno ha detto ti amo è stato un poeta. Non è che uno lo dice così, uno si vergogna, no? È come la corrente elettrica, c'era già. E uno l'ha fatta vedere, le onde radio, Marconi le ha fatte vedere, c'erano già, però dice sentite. E così le emozioni c'erano già, ma se i poeti non ce le facevano sentire, non le vedevamo, non le sentivamo, non le conoscevamo. Dice lo smarrimento, che è? È un poeta che l'ha tirato fuori. Le parole ci aiutano a parlare, ci hanno insegnato proprio, il poeta guarda il mondo come un uomo guarda una donna, proprio bisogna, loro lodano tutto ciò che esiste per il semplice fatto che c'è. Bisogna proprio voler bene a tutto quello che ci circonda, ci dicono, perché è proprio un miracolo l'esistenza. E allora è proprio tutte le cose che magari noi odiamo, loro le chiamano amiche. Loro ci insegnano proprio ad andare avanti dalla mattina alla sera, ci dicono che magari c'è il nulla, che non si sa niente, ma bisogna voler bene a quello che abbiamo davanti. È una cosa proprio spettacolare che ci hanno insegnato. Forse ci dovrebbero occupare più di politica, i politici più di poesia, forse il mondo sarebbe migliore. Bisognerebbe cercare di sdipanare, appunto, ripeto, tutto questo bene che ci hanno dato. E ora siamo qui per fare quest'ultimo del paradiso. Naturalmente, poeta aveva studiato, fiorentino, si era laureato, una famiglia che ci aveva un buon nome, poi si è messo a fare politica, le cose gli sono andate tutte male, è condannato a morte, non poteva rientrare a Firenze se non l'ammazzavano, l'amore per una donna lo ha salvato. Ora, detta così sembra Cecchigori, sinceramente, però uno dice, no. Però io, anzi, gliel'avevo detto, Vittorio, guarda che tuo destino è molto simile a Dante, prova a scrivere un poema se ti viene, ci saranno dei segni, se ti viene bene magari, non si sa mai, è molto simile.
bianco potrebbe essere... Ora... Che vita, poraccio! Vabbè, ora, comunque, tutto male, l'ha visto pure quella Fiorentina, povero Vittorio, due secondi proprio, vero? Anche la Fiorentina, neanche perché lui fa sempre le cose esagerate, di solito una squadra passa dalla Serie A alla Serie B, non lui, proprio C2, proprio, è arrivato proprio, non gli basta, e poi C2, sembra una battaglia navale, Fiorentina in C2, affondata, pum, sembra una battaglia navale, poi nemmeno più si chiama Fiorentina, Nuova Florentia, ma penso... La Fiorentina, anche ai ristoranti ormai la bistecca, mi fa una Nuova Florentia al sangue, ma cotta bene, vero? È diventato proprio una cosa, povero Vittorio. Vabbè, speriamo che... Ora noi, ma grazie, non riesco a contenere questa gioia di essere qui insieme a voi. Allora, dice, noi facciamo quest'ultimo del paradiso, eh? Dice, che fanno su Rai 2? Dice, un gioco a quiz, su Rai 3 un film, su Canale 5 un film, su Rai 1 c'è uno che è appena stato nel paradiso, è tornato e ci dice come è fatto Dio. Questo sarebbe il programma di stasera, dovrebbero scrivere i giornali. Ma è uno, ma c'è stato sul serio, eh? È appena tornato e ci vuol dire come è fatto, ha visto la Madonna, gli angeli, Dio, insomma, ha visto tante cose, ce le vuol dire. Proprio, e voglio vedere l'audience, perché non se ne può neanche parlare dell'audience, intendiamo, quasi proibito, a fare, diciamo, Dante ora, l'ultimo del paradiso, così. A questo orario qua, ora ho visto perché per l'audience si fa tutta, avete visto anche Morandi, con tutto il rispetto, si è messo mutande, no? Ora Morandi mutande, qui facciamo Dante vestito, voglio vedere la differenza di... No, perché Dante, volevo dire, Morandi mutande sono rimasto un po' così, no? No, primo, quando un uomo si mette mutande si guarda subito lì, c'è nulla. Io ho guardato, non c'aveva niente proprio, ma proprio piatto, la pianura padana, un pisellino così, dico ma Gianni, no, sto per scherzare, io non voglio... No, ma guarda, mi ha fatto un po' impressione. Ho detto, ma è maschio o femmina? Dico, Gianni, si ride, non è che... Ora dire, a me ci vuole un secondo aiutarmi tutto, fa tanto tutto aiuto, ci vuole un secondo. A me piace proprio, sono cose... Poi io gli sono un po' ritorta contro, perché io quando l'ho visto mutante ho detto, ora la De Filippi, sabato prossimo si nuda, ho guardato lei, perché per reazione... Oppure mi aspettavo che Costanzo, cavallerescamente... Essendo il marito, dice, questo, guarda, qui provoca la mia moglie in mutande. Allora mi metto nudo io e Costanzo Show, già, con le pallacce di fuori, via, consigli per gli acquisti. Pensavo che almeno lui, ma dico, non l'ha fatto. Maurizio! Maurizio, ma mettiti... Madonna, Costanzo in mutande, ragazzi. Costanzo tutto nudo deve essere una cosa bellissima. Non l'ha fatto. Io dico, ora, naturalmente, ora Morandi ha fatto la sua cosa, io mi potrei che nudare... Si potrebbe anche fare un'orgia tutti insieme perché per aumentare l'audience, no? Poi dico, pensate, magari il nostro signore, se voleva che si facesse l'orgia, ci avrebbe fatto 7-8 piselli, ce ne ha fatti uno solo. Quindi vuol dire, ci sarà un significato, no? A me mi va bene così, però... A me mi vanno bene anche i due sessi, vero? Perché si dice come si deve fare. Se Dio avesse voluto ci fosse un sesso solo, avrebbe creato Adamo e Giovanni. Siccome ha fatto Adamo ed Eva, ci sarà un significato, insomma. A me mi piace, perché poi la donna... Non c'è cosa più bella del mondo della donna, ma ragazzi, ma la donna, ma il culmine della creazione, poi se ne parlerà proprio anche in quel poema, è proprio l'apice della creazione, ha voglia poesie, gli occhi delle donne sono le custodi dell'infinito, le donne sono proprio meglio, sono loro che decidano che razza ci deve essere dopo, perché loro scelgono il maschio in tutte le razze, l'ha detto proprio Charles Darwin, non è? Darwin ha detto in tutte le razze, e scelgono... No quello meno brutto, ma quello che le disgusta un po' meno. Pensa come siamo messi male in confronto alle donne. E sono loro che decidono che razza ci deve essere. Nel senso alto del termine razza, eh? Vediamoci. Sono una cosa, il loro corpo è inesauribile, misterioso. Sono una cosa spettacolare le donne, una cosa... Io quando sento parlare che le donne vogliono l'uguaglianza mi sembra sempre che perdano qualcosa, mi sembra, dico, perché è una cosa di incommensurabile bellezza. Non si sa da dove cominciare e da dove finire. Ah, vabbè, ma cambiamo argomento, se no si va... Ora dico, appunto, dicevo, sto Morandi in mutande, vabbè, abbiamo passato... Perché ora per alzare l'audience, per fare qualsiasi cosa, c'è il sesso. C'è niente da... Il sesso è... risolve tutto, no? Dice, si fa una cosa, ora, per esempio, non so se avete visto questi calendari, volevo dire, i calendari, tutte queste donne nude sui calendari, prendiamoci, a me mi garba, sono sempre lì a vedere che giorno stiamo, ieri era lunedì 12, no? Sì, ieri l'altro, fammi vedere bene, prima una volta, no,
A me mi piace perché sono delle cose. Ma una volta c'era sti calendari con tutti i giorni Santa Genoveffa, Sant'Anna, Santa Lucia, Santa Rita d'Accascia. Ora c'è ma delle cose. Ma l'avete visto? C'è Santa Canalis, c'è quelle. C'è Santa Corna, Santa Ferilli da Fiano Romano. Uno piglia il calendario, ma delle patonze di chilometri di roba. Ma delle cose si rimane impressionati. Una cosa impressionante, delle chiappe sembrano le valli tiberine, delle poppe, ma delle le tre cime di Lavaredo. Ma delle cose impressionanti. Una cosa, ogni calendario, oramai tutto è diventato i calendari. Oramai per guardare un calendario bisogna pigliare i Viagra, non si può più guardare un giorno tranquilli. Non ci si fa proprio. È diventato una cosa, come si fa a vedere che giorno è? Tutte, ma io dico, una volta poi ci si vergognava a comprare un giornalino insomma di donne spogliate, no? Ci si vergognava. Ora invece ho la storia del calendario, si arriva, dice scusi, le dico, ma che giorno è oggi? Sai che non c'ho proprio la testa, c'ho mica un calendario. Vuole questo di Frate Indovino? No, preferisco questo della monaca Ferilli, vero? Se lei me la dove. Ma io dico, una cosa proprio spettacolare, non si capisce proprio da che parte, ma proprio bellissima. Ora credo che vanno anche gli orologi ora proprio con tutte le donne. L'orologio a cucù, beh, l'orologio a cucù, alle 3 esce 3 volte la Ferilli, totà, totà, totà. Oppure, penso a mezzanotte, a mezzanotte, 12 volte la Ferilli, taratan, 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 taratan. Guarda, sarebbe un'idea, no? Io voglio lanciare l'idea dell'orologio a cucù con la corna, con la lessa. Fanno miracoli proprio, fanno tornare la vista sul serio e riviviscano morti proprio. Sono dei calendari. Una cosa, poi dice, alcune sono per i camionisti, si sa, i calendari qualcuno, ma quando le mette nell'abitacolo camionisti, ma ragazzi, ma come si fa? Una volta si dava un bacino a San Cristoforo, no? Ora un bacino sulla chiappa della corna e via, si va per. Prima c'era, mi ricordo, è partito tutto con il calendario della Pirelli, il primo, no? Non so se vi ricordate, no? Il calendario della Pirelli, vedi lo sa, ragazzi, è vero, noi siamo esperti proprio, ci piace. Ce l'hai te quello lì della Pirelli del 28 quando c'è quella lì tutta me. Allora c'era solo quello della Pirelli, fatto bene, bello. Ora pensavo, Cofferati. Sergio si fa per. Gli hanno offerto, è andato via dalla CGIL, gli hanno offerto la segreteria del partito, la presidenza, la direzione generale. Ha detto sempre no per tornare per forza alla Pirelli. Secondo me gli interessava il calendario. Sergio, Daniela! No. Poi ecco, dice, lo chiamano il cinese perché ha gli occhietti così, a forza di guardare i calendari della Pirelli, gli è venuto gli occhietti. Sergio, io lo so perché. Sergio! Ah no, no! Io dico. Ora, no, il sesso veramente c'ha. Una volta davvero era una cosa, oh, la masturbazione una volta era considerata una malattia, ora la danno come cura. È una cosa. Sì, sì, uno si sente male, dottore, non sto bene, ma si faccia due rasponi, è bella effetta, finita. È una cosa impressionante. Io mi domando, guardate che il sesso ha preso proprio impressionante. Ma dico, questi organi sessuali che il nostro Signore ce l'ha messi nel centro del corpo, che non si può sbagliare, votati alla riproduzione, alla vita, ma vogliamo tenerli in considerazione e non svilirli, sono la cosa più vicina all'alto dei cieli. Una cosa meravigliosa, bisognerebbe tenerne di conto, organizzare chissà che maniera la vita andrà organizzata, non si sa, figuriamoci, ancora siamo qui a fare un canto del paradiso, non siamo neanche sicuri se Dio c'è o non c'è, pensa un po', ha mandato il suo figliolo e non ci sei creduto, né che può mandare tutta la famiglia, ora mandi il nipote, il mio zio c'è, chi, ah sì, primi figlioli, il mio babbo c'è, niente, non ci si crede, ma come si fa a credere, che deve fare, ora se non c'è riuscito lui con il suo figliolo, non lo posso dimostrare io che non sono neanche parente alla lontana, dico, ci proviamo così per fare. Naturalmente, no, che Dio ci sia non c'è dubbio, ci mancherebbe. Un Dio che si capisce che Dio è. Poi l'Onnipotente è vecchio, non è cosa da niente vivere in eterno, vero? Insomma, è una cosa abbastanza. E andiamo con quei. Poi, dico, gli organi sessuali ce l'ha dati proprio per questa esplosione di meraviglia. Ma lo sapete, ma io vi vorrei il miracolo della vita, non per ribattere sugli stessi argomenti. Ma ragazzi, ma è una cosa che non la contiene la nostra testa, la bellezza. Io vi vorrei dire che lo sapete tutti già, ma ci se ne dimentica. Quando si nasce, lo sapete che gli spermatozoi sono miliardi.
Ma non è che ce n'è due o tre e ne arriva uno. Ce n'è migliaia di miliardi e ne arriva uno e siamo arrivati noi. Noi siamo arrivati, ma ci sarà un motivo. Cioè uno solo ne arriva su miliardi e siamo arrivati noi. Ma guarda che è una cosa, io ci vado al manicomio quando ci penso. Tra l'altro mi viene in mente, dico, ma quando era spermatozoo, come ha fatto? Arriva primo Giuliano Ferrara. Mi deve spiegare. No, questo è un mistero della natura. Io voglio sapere. Ferrara primo. Giuliano, si scherza. Secondo me quando è sceso l'ha schiacciati tutti già. Pa! Già da spermatozoo. Boom! Tutti morti. È andato da solo verso l'ovulo. Naturalmente non c'entrava. Ha provato a mangiarlo, quello che capitava, capitava. Ora dico, cosa? Pensa quando sarà, chi è arrivato primo tutti noi? Io ci penso, Berlusconi, primo. Ma proprio Berlusconi dove arriva primo? Ma guarda, secondo me ha organizzato tutto, appena arrivato lì in mezzo a tutti gli spermatozoi. Subito furbo com'è, ci sa fare nella comunicazione, si sa, no? Prima ha cercato Fede che gli ci vuole. Emilio! Emilio! Emilio, vieni qua, mi serve Emilio! Emilio! L'ha preso, vieni! Diglielo te! Fermi! Emilio, bisogna arrivare a noi all'ovulo, mi serve, devo nascere, c'ho da fare un monte di cose, ti porto con me, Emilio. Fermo, eh? Boni! Madonna, quanti sono? Sembra un social forum, che? Mamma mia, quanti sono? Saranno miliardi? Come miliardi, no? Secondo loro, secondo me la questura saranno 200 o 300, guarda. Come sei? Te lo dico io! Passo niente! Fermi! Spermatozoi! Fermi, sono tutti comunisti! Spermatozoi rossi! Spermatozoi rossi! Fermiamoli! Quant'è? Vi pago, l'ovulo è mio, quant'è? Pagali tutti, Emilio! Dagli quanto vogliono, non ti preoccupare, va aumento la pensione! Che pensione? Sono appena nati, sono spermatozoi! Vabbè, è uguale, gli può far comodo dopo! Fermi! Bisogna arrivare, l'ho comprato, l'ovulo è mio! Come non si può? Dobbiamo conquistare l'ovulo, lei lo compra a conflitto di interessi. Un l'hanno risolto loro, lo posso risolvere io. L'ho comprato l'ovulo. Andiamo, Fede, andiamo. Portati coso, dov'è? Previti! Madonna, Previti, ragazzi, c'ha una faccia. Non so se avete visto. Se si avvicina al computer e scatta l'antivirus, Previti, c'ha una faccia. È una cosa impressionante. No, io non so se avete visto. Andiamo! Chi è quello che quello spermatozoo mutante? È Morandi, Morandi. Sì, se no non lo vede nessuno. Ah, sì? Vai. Morandi, no. Dico sì. No. Ah, se per aumentare l'audience. Ah, è Morandi quello lì. Scusa, ma è maschio o femmina? Perché? No, dica, è tutto piatto, lì si vede. Ah sì, scusi Morandi, non è per. Ho capito. Va bene, arrivederci. Andiamo, Emilio! Andiamo all'ovulo! Andiamo, portati. Mi serve Galliani, guarda se c'è uno spermatozoo tutto calvo, tutto pelato, sì. Galliani, andiamo con Falonieri! Ma pensa se doveva arrivare primo Silvio Coso, D'Alema, pure D'Alema, ragazzi. D'Alema è arrivato primo. Primo perché è più intelligente di tutti e si sa, no? E secondo perché è arrivato direttamente in barca. Icarus! È arrivato sugli spermatozoi. Ta! Massimino! Con la barca, fermi, sono il più intelligente di tutti, Bono! Già con il baffetto da spermatozoo, c'aveva. Già baffetto, Boni, Fassino! Vieni, Fassino, bisogna arrivare, te pigli anche poco posto, ti porto come dentro all'ovulo, si divide in due, bicamerale, vieni qua. Vieni, Fassino, fermi, sono il più intelligente. Andiamo, Fassino, Bassolino, Mancino, Rosa, Russo, Iervolino, tutti quelli con l'ino, vengano con me. Andiamo, chi è quello lì? Che c'è, uno spermatozoo cinese? No, è Cofferati. E chi è Cofferati? E che sta leggendo? Un libro? No, è il calendario della Pirelli. Cofferati, vieni qua con me, mi fai vedere sto libro? No. Pensa che Bossi, ragazzi, arrivare primo Bossi. Bossi che è andato su, l'ovulo naturalmente era situato a nord. A nord! Attenzione! Questi terroni sono miliardi! Stanno sbarcando! Ammazzateli, affogateli, sparategli, extracomunitari, baluba! Maroni, andiamo! Andiamo a nord! Maroni, Speroni! Formiconi, Buttiglioni, Berlusconi, tutti quelli coglioni, vengano con me! Andiamo! Andiamo! A nord! Bossi! Risa!
Risaliamo il Dio poi, come si chiama? Risaliamo il Gesù, dice Cristo Tevere, come si chiama? Dio Po, sì. Andiamo i Celti, ma chi sono sti Celti? Che ne so, sono del nord, andiamo Maroni. Tutti, roba dell'altro mondo, ragazzi, ci rovineranno l'Italia, però ci si diverte con questi. C'è tanti paesi che vanno in rovina e non si diventa per nulla, si annoiano, nemmeno noi veramente, un po' ci si diverte, lascia fare, a me piacciono, sono contento. Ora dicevo, gli spermatozoi, ora dicevo, vabbè, lasciamo perdere. In questo momento torniamo al canto, ecco. Allora noi facciamo questa cosa su questo grandissimo poeta che ci parla della vita, e il fine proprio della Divina Commedia è proprio l'amore. È una cosa, ma incommensurabile, no? È inutile stare a parlarne, se no viene fuori quelle cose zuccherose. E l'amore è proprio la cosa che addolcisce il mondo. C'è sempre a chi non gli piacciono i dolciumi, per carità, quindi non si innamora, non gliene frega niente, non gliene importa niente, per carità, ma noi vogliamo andare. E quindi il fatto che l'audience dice fare Dante in questo momento è un grande regalo. La RAI hanno deciso, vero, la RAI di farmi fare questa serata, hanno deciso all'unanimità, però ancora sono un due, e quindi non gli riesce a avere quest'unanimità. Cercano di arrivare a uno. No, ci arriveranno, perché è vero, è più democratico. A meno rimane uno, c'ha sempre l'unanimità e si può fare. Ora io volevo fare questo. E quando si dice l'audience è una cosa, è quando a me ti dicono di fare una cosa e proprio istintivamente ti viene di farne un'altra. No? Tutti fanno, ti dicono di fare, come c'è appunto nel Pinocchio il grido parlante, che dice sempre cri cri cri, e cri cri, che devi far così, e devi far così. E a me quando mi dicono cri cri cri, mi piace fare crac crac crac. Ecco, allora io vi volevo proprio, perché a me quando mi dicono proprio di fare una cosa, ne faccio un'altra. Eccolo là. E allora io vorrei far sentire questo concetto, proprio da ragazzo. Quando spunta il sole fa cri cri. Quando a scuola anche il maestro fa cri cri. Cricca il di. E poi torno a casa e anche il mio babbo fa cri cri. Proprio non mi piace il lunedì. Il marabiniere sotto i baffi fa cri cri. Sotto la PC. Gli è che noi ragazzi siamo così, tutti così. Col cuore pieno zeppo zuppo di felicità, sapete cosa dissi? Cra cra cra! Poi lo ridissi forte, cra cra cra! Ma quanto è bello! E poi rispunta il sole, rifà clic clic. Poi ho tanta fame, anche la pancia fa clic clic. Come vorrei mordere un cacchì. Il carabiniere sotto i baffi fa no no. 7, 4, 12 non so. Faccio un sogno blu. Tutti fanno così. Si confonde in mezzo a tutti quei cri-cri. Cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri. Yeah, yeah, noi ragazzi non ci capiamo.
Madonna. Questo è il più grande balletto. Ragazzi, non è stato sbagliato un movimento, eh. Non è stato sbagliato. I ragazzi dicono lodi. Più Pinocchieschi di così si vuole. Grazie. Ciao, ci si vede tra poco. Un bacione, che Dio vi benedica. Che bellezza, bambini. Se non ci fosse bambini nel mondo, e qui si ricade su un tema, tutta la porta della fantasia, dell'illusione, dell'immaginazione, quanto gli si vorrà bene. Dopo ne parliamo di più, perché è vero. Ora volevo parlarvi che siamo a Natale e fare questo canto, che più che un canto di Natale è un canto proprio del paradiso di Natale. Gesù bambino viene da lassù, è tutto collegato. E quindi, siccome nasce Gesù bambino, basta con la politica, è Natale, bisogna volersi bene, è l'unico giorno in cui il cattivo mangia coi buoni, ci si può tutto bene, una festa spettacolare, a me mi garba tanto, 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 ma proprio tanto. E allora è Natale a casa di tutti, di voi, di me, di loro, è a casa di Busce, di Buttiglione, a casa di Berlusconi, solo che a casa di Berlusconi, oltre che è Natale, è anche il suo compleanno. No, perché, lo sapete che lui, dico, non per tornare... No, perché Gesù bambino è proprio l'immagine di Gesù bambino, proprio è la più bella, perché veramente si sa, si è stato detto tante volte, ma Berlusconi un po' si sente un po' un profeta simile a quello là. C'ha delle cose in comune, forte, lo sanno tutti, e sono sotto l'occhio di tutti. Lui non lo evidenzia, ma si vede. Si vede, e l'ha pure detto qualche volta delle cose, io l'ho capito, io ci credo. Hai capito? È proprio molto simile. Volevo dire, già quando Di Pietro fece tutta la cosa che mise tutti in galera, sembrava Erode che ammazzava tutti, pigliate tutti gli imprenditori, come Erode tutti i bambini, no? E se ne salvò uno solo, Silvio Berlusconi. Uno! E dove andò a rifugiarsi? Come Gesù! È uguale! Come Gesù si rifugiò in una stalla con i buoi e l'asinello, lui si mise in una standa, vero? Con i buoi e l'asinello, che erano Ferrara e Bossi. Ferrara e Bossi che lo riscaldavano. Dei Re Magi lo sappiamo, l'abbiamo detto a Sanremo, vero? Cioè, Gasparri e Baldassarre cercano questo Melchiorre disperatamente. Gasparri alle telecomunicazioni, Baldassarri alla direzione, ma questo Melchiorre, che poi è quello che ha portato l'oro, il più importante, e sembra che è scappato subito, lo cercano. Sto Melchiorre lo stanno cercando. Lo stanno cercando, poi è nato, ha fatto tutti i miracoli. È uno e trino, come Gesù, perché sono tre persone in una. È vero che un bambino capisce subito questo mistero e noi no. Però noi bambini gli dice, uno mette e lo capisce. E Gesù Berlusconi è proprio uno e trino, perché è presidente del Consiglio, presidente del Milan e della Fininvest. Però è sempre uno, però sono tre. No, ma non c'è conflitto di interessi, eh? No, no! Guardate che lui l'ha spiegato. Silvio, lo sai che... Oh, Silvio, io ci credo, sono proprio una mia... Per lui l'ha detto, non c'è conflitto di interessi, perché non sono io quella... Sono io, ma siamo tre. Siamo tre, sì, sono sempre io, ma uno è mio babbo e uno è lo Spirito Santo, un amico mio. Siamo tre, però siamo tre, non c'è conflitto, capito? E insomma c'ha tutta la vita qua, anche per dire, ora fai ponte sullo stretto di Messina, lui lo fa per noi, sono parole sue, ha detto lo faccio per voi, perché io dalla Calabria alla Sicilia ci vado a piedi comodamente, non ho bisogno di ponti, lo faccio per voi, intendiamoci, non ha... Come Gesù fa tornare in vita i morti! Gesù, il miracolo di Lazzaro, Lazzaro era uno molto grasso, lo chiamava Lazzarone, no? Lazzarone, alzati e cammina. E Berlusconi, quanti Lazzaroni ha rinvivito? Erano morti e sepolti, Lazzarone, alzati e cammina, l'ha fatti tornare tutti in vita. È uguale! Proprio c'ha... è molto simile con... Sì. Madonna, madonna. Io dico, Gesù bambino, è il mistero dei misteri, e bambini bisogna davvero, davvero volergli bene, perché quello proprio ci aprono, e loro hanno l'immaginazione, la fantasia che da grandi si perde, e loro sono infiniti, sono come Dio i bambini, possiedono tutto, bisogna volergli bene, ma proprio non esistono bambini cattivi, esistono cattivi genitori. Una mamma sana fa più bene al mondo di mille psicanalisti, mille fiumi in rotta, è una cosa spettacolare quanto sono belli i bambini. Io vorrei proprio, è a Natale, sembra anche ovvio parlare dei bambini, ma è la cosa più spettacolare del mondo.
E quindi questa immagine di Gesù bambino, Gesù Berlusconino, è un omaggio, diciamo, che io ho fatto, vero, al nostro Berlusconi. Ma basta, quella se no sembra tutta la sera parlare di... Però, volevo dire, mettiamo il caso che Berlusconi avesse vinto le elezioni, no? No, faccio per ipotesi, lo so che mi direte sì, ho capito, arrivederci, oppure... Ma mettiamo avesse vinto le elezioni, no. Mettiamo che la sinistra avesse scelto come leader, Rutelli. No, voi mi direte, ecco, no, mettiamo il caso che Rutelli è leader, no. No, non si mettano d'accordo con Bertinotti che vuole la civetta, con Di Pietro, non si mettano d'accordo, no, mettiamo. E uno può fare il sindaco di Roma, quell'altro Pampuglia, un c'è, e Berlusconi, mettiamo il caso, fa, si mette Coffini e Bossi. So, fantascienza, si fa per dire, Lo so che risposta, no, ma si fa per dire, no? Riempie tutti i manifesti, va da Vespa, fa un contratto che la gente dice va alzo le pensioni, va abbasso le tasse, si fa per dire. Se vince le elezioni, io sono sicuro, però, pensa ragazzi, quando ha vinto le elezioni Berlusconi, secondo me non ci credeva neanche lui, a casa, Veronica, ci sono cascati, Veronica, oh mamma, chi in generale si è vinto, madonna, Veronica, smetti di preparare le valigie, non si parte più, si è vinto, chiama Previti, oh, sei vinto, no, sì, che stavi facendo? Stavo facendo le valigie per scappare all'estero, no, c'è bisogno, puoi rimanere, ciao, aspetta, chiamami coso, come si chiama, mi devo levare delle soddisfazioni, come si chiama? Biagi, Enzo Biagi. Pronto, Biagi, sì, come va? Bene, che sta facendo? No, sto lavorando, dove? In Rai, sì, a me non mi risulta. Soddisfazione! Veronica! Senti, Santoro e Luttazzi li chiami te, la stessa telefonata. Da schiantare, da ridere, da schiantare. Pensa che roba sì, fosse accaduto. Silvio è Natale, si fa per. Lo sai, Silvio, magari il telefono si sa mai. Silvio, siamo. È Natale, qui siamo in privato, sono con degli amici in casa mia, si sta facendo due battute. Non sarà mica in Bulgaria, perché quando è in Bulgaria lui è pericolosissimo. Non è in Bulgaria, no Berlusconi? Quando è in Bulgaria manda via tutti dalla RAI. Silvio, no, non vorrei... Oh, vabbè, senti. Dico allora, vabbè, riprendiamo. Presidente del Consiglio. È Presidente del Consiglio e lo sappiamo che Natale gli vogliamo bene, no? Allora, Silvio, Dio, mi sa che è in Bulgaria veramente, mi è venuto in mente. Allora, dicevo, Dante, si parlava, Silvio, di Dante Alighieri, tutta la sera si sta parlando di Dante Alighieri, un grandissimo poeta che, è vero, ecco, allora ci si chiede sempre con Dante, dice, ma dove, chiedono così in maniera un po', se fosse esistito oggi, chi manderebbe di qua, chi manderebbe di là, chi farebbe andare all'inferno, chi al purgatorio, chi è in paradiso? E quindi sono quelle cose che ci si arriva sempre, vengono spontanee. Io me le immagino ora tutti noi quando lì davanti a San Pietro ci sarà la fila, no? Naturalmente. Silvio, il primo è Berlusconi. No, è la prima volta che si parla di te. Silvio, guarda, parola mia, siamo a Natale, non direi una bugia neanche perché andrei all'inferno. Non t'ho mai nominato. Presenti loro, lo possono confermare. Siamo a Natale, davanti a San Pietro, prima di tutti spingano, buoni, perché vogliono entrare tutti davanti a San Pietro. No? Prima arriva naturalmente sempre Berlusconi, con fede, Emilio, digli due parole te di chi sono io a Pietro. Scusa, Pietro. C'hai una certa età, ti aumento la pensione. Si può entrare un minuto per vedere? No, dico, Pietro, questa palandrana vecchia, questo bastonaccio, te lo compro d'argento, un bel bastone, una bella palandrana di chiffone, eh? Tutto, non voglio niente. Quant'è? Si può pagare per entrare? Quant'è? No, basta che mi dici, Pietro, una cosa vera, non si può fare. Chi è? No, guardi, c'ho da fare qua, c'è tutta la gente. Chi è qui? Non si vede niente. Ferrara, si è messo davanti, non si vede niente. Ferrara, no, lei entra dopo, perché se entra lei è chiaro che... Non è che può entrare tanta gente, vediamo se dopo c'è posto, signor Ferrara, la facciamo... Scusi, in barca non si può qua.
Chi è? È D'Alema. D'Alema, imbarca pure qua con l'Icari. Andiamo! Sono il più intelligente di tutti. Andiamo! Bassolino, Fassino, andiamo! In barca! Dov'è Veltroni? Sempre sindaco, andiamo! Beh, si può entrare? Come si fa qua? Chi è? Pure un cinese, no? È Cofferati, sta leggendo un libro. Vabbè, sempre con... me lo può... Cofferati, ti propongo... Niente, ma proprio niente vuoi fare. Bossi arriva dietro, andiamo! Beh, chi è? Pietro, bellissimo qua. Paradiso al nord, inferno al sud, tutti terroni. Tutti sbarcati, extracomunitari, mi piace. Devolution, ta! Secessione, tre regni distinti, bravo. Chi è presidente del consiglio? Dio? Dio Po? No, Dio. Ah, vabbè, mi piace. Bellissimo. Andiamo, entriamo. Entriamo tutti insieme. Speroni, Maroni, tutti. Fermi. Fermi. Guardi che... Vabbè. No, guardi, signor Bossi, c'ho da fare. C'ho da fare, venga. Chi è quello lì in mutande? È Morandi. Che è un maschio e una femmina? Tutto... No, dico, è uno che sta là. Vabbè, poi, lei chi è? Vorrei entrare. Io sono fiorentino, laureato, mi sono messo in politica, ho una buona famiglia, sono stato condannato a morte, non potevo rientrare a Firenze, l'amore per una donna mi ha salvato. Dante Alighieri, sono Cecchi Cori. Se lei mi può far passare... Sì, guardi Pietro, Pietro, io e la mia Valeria sa anche un po' fame, se ci avesse una bella nuova Florenti al sangue, vero, con un po' di zafferano sopra che ci piace, eh? Nulla, si può mangiare, vabbè, arrivederci. Ora dico, tutte queste vicissitudini, noi si parla degli uomini politici e ci si diverte, e qualche volta questa è una cosa bellissima, questo è il frastuono della democrazia, come si chiama, una cosa bellissima, a Natale poi. E in questo momento però c'è un momento come sempre, non è che è ora il momento, c'è una cosa che ci fa stare in ansia, più cose si sa, più luce c'è andando avanti e più paura sa. Perché per esempio il tema dice sarà la pace, di sta bene, a Natale si parla di pace, pace in terra, gli uomini di buona volontà, sta pace è una cosa che invece non si sa come mai tutti i popoli sono per la pace e nessun governo lo è, non si riesce mai a trovare la matassa. Perché proprio la guerra nasce proprio nell'animo degli uomini, quindi bisogna lavorare nell'animo degli uomini per far nascere la pace, non c'è niente da fare. È una cosa, bisogna anche stare attenti perché ci si casca lì per lì. Bisogna ricordarsi che le guerre sono tutte brutte, non c'è che c'è una bella guerra o una brutta guerra, sono tutte brutte. Qualcuna purtroppo, no, è facile, non voglio avere qualche guerra... Purtroppo è vero che è inevitabile, però bisogna ricordarsi che è una brutta guerra inevitabile, non una bella guerra inevitabile, esistono, purtroppo. Però bisogna ricordarsi anche che la guerra non è l'assenza di pace o il contrario di pace. La pace è un sentimento dell'animo, è una disposizione alla fiducia, alla giustizia, alla benevolenza, è proprio non è il contrario della pace. E poi sono i conquistatori, bisogna stare attento, quelli più tremendi, si mascherano da grandi pacifisti, perché sono loro i più grandi pacifisti, i conquistatori, quelli proprio guerrafondai, come Saddam, per dire, va, voleva il Kuwait, lo voleva in pace, eh? Non voleva fare la guerra, lui lo voleva in pace, me lo dai Kuwait? No, ma allora volete la guerra per forza. Io ve l'ho chiesto tranquillo e non me lo danno, mandagli sti carri armati, ma guarda che la gente è proprio guerrafondai, eh? Io, tutti vorrebbero conquistare in pace, ma si sa perché... Loro vorrebbero proprio pigliare la roba in pace, i pacifisti. E la guerra è proprio una cosa, prima e poi è la cosa più innaturale, ma proprio la cosa più innaturale nella radice degli esseri viventi. Prima di tutto perché normalmente, proprio nella natura, sono sempre i figli che seppelliscono i padri, no? Nella guerra avviene il contrario, sono i padri che seppelliscono i figli. È la cosa più innaturale che esista nella faccia della terra. È una cosa spaventosa. E c'è chi la chiama addirittura scrivono libri che ho scritto l'arte della guerra. Una bella arte, c'è anche lo studio. Deve essere una bella arte questa che violenta le donne e bambini, devasta le campagne, stupra tutti, ammazza a media qualche milione di persone l'anno. Insomma, è una bella arte, c'è da farci anche un bello studio, insomma, sopra. Io credo che
bisogna perdere la testa, certamente ci saranno anche dei momenti che uno non capisce, però cerchiamo, ora no, proprio il Natale sembra una cosa che uno, però cerchiamo per quello che si può di ritrovare quel candore di quando ci si sentiva divini, proprio che nulla ci poteva toccare, tutto il mondo era dentro di noi. Io volevo, proprio a Natale volevo fare questo sentimento che ho detto prima dell'infanzia, dei bambini, proprio del fatto che ci salvano loro, di quando anche in Natale, quando ci bastava un non nulla per un'emozione, si era così contenti, ci bastava niente per essere felici, ma proprio bastava una cosina, quel sapore, ora mi direte, ma guarda, dove va a finire, ma lasciatemi le palle la soddisfazione di ritrovare quella cosa incommensurabile di quando nell'infanzia, riuscire a rinascere fanciullo, ronzante di sogni, proprio un grumo di sogni, e proprio volevo fare un desiderio, come quando si scrive la letterina di Natale, come desideri, quello che vorrei tanto che ci fosse. Ecco, la vorrei fare indirizzata a Gesù, a Babbo Natale, a quello che è come i desideri. Eccolo. Portami dentro una favola, portami la neve candida, portami a letto coccolato come un re, per fare il sogno più bellissimo che c'è. Lasciami tornare piccolo, lasciami sognare ancora un po'. Quando pensavo oggi Gesù nasce fra noi per dirci ama, ama e fai quello che vuoi. Vorrei salire sopra un tram e poi con un lecca lecca ritrovare il Natale che ormai non c'è più. Eccoci dentro una favola, eccola la neve candida, ecco Gesù è appena nato, siamo noi, e dirti ama, ama e fai quello che vuoi. Eccola, c'è una cometa in cielo, luccica la notte che splendor, 2000 anni sono passati negli avai, senza di te il Natale non verrebbe mai. Salite insieme a noi su un tram e poi con un lecca lecca troveremo il Natale che ormai non c'è più. Grazie. Ecco. Allora, grazie proprio con tutto il cuore che ho. Siamo qui ora, siamo arrivati per davvero al compimento della serata, proprio a questo ultimo del paradiso. È una cosa, lo ridico per i bambini, che ragazzi, stasera noi andiamo, ma la storia, la leggenda, la favola, la realtà, niente più vero della fantasia, no?
vi portiamo, andiamo insieme in paradiso. Eh? E si torna naturalmente, eh? Non è che si ritorna subito. Si torna subito, si va a vedere, uno ci porta, un signore in paradiso, a vedere come è fatto Dio, a guardarlo un momento e poi si torna. Questa, non c'è niente nel mondo di più bello di una cosa così. Dice, cosa vorresti? È una cosa così. E ora io vi vorrei cominciare a... anzi, piglio... Posso? No, questo là, qui non è che nessuno... Eccoci. Dove mi fa? E qui ci mettiamo. Questo canto, l'ultimo canto, è la cosa più spettacolare che un cristiano, nel senso di essere vivente anche, vero, abbia mai pensato come regalo. Ci ha fatto proprio un regalo che chissà cosa si è fatto di così bello per meritarci un regalo così, insomma, no? Si sarà fatto qualcosa, come uno diceva, mi sei garbato di regalo in Mar Tirreno, tiè. Ecco, questa è una cosa del genere. E allora, tutti conoscete un po' la storia di Dante, di questo poeta, insomma, che è... ha vissuto anche lui in mezzo alle guerre, ce n'era tante, i Guelfi e i Ghibellini, allora rimanevano sempre da una parte, si combattevano, oggi, vero, per rimanere dello stesso partito bisogna cambiare spessissimo opinione, invece allora si rimaneva praticamente, era un'epoca insomma dove si durava di più. E questo poeta ha fatto questo viaggio per noi, ha sognato per noi proprio, eh? C'era un poeta francese che scriveva sulla sua porta di casa quando andava a letto, il poeta lavora, proprio perché quando sognano sono proprio... E non c'è nulla da fare, sono qualcosa... Ma l'ho detto prima, è inutile, vabbè, bene, ne abbiamo capito. E allora sappiamo che ha visitato tutti e tre i regni. Quando si parla della Divina Commedia o di Dante, bisogna non capire niente, perché è semplice, anche se non è facile sempre, però come è semplice l'universo, la musica di Bach, semplice ma non facilissima, è tutto vero, siamo lì, è quello che è come una rosa, certamente. Ora dico, naturalmente... Quando si entra dentro a questi grandissimi canti, sappiamo tutti da dove vengono. E lui ha sognato per noi, è andato in tutte e tre i regni. Proprio ci dobbiamo credere, io credo fermamente che Dante sia stato in inferno, in purgatorio e in paradiso. C'è proprio stato, non è che ha fatto finta, c'è stato, ha visto tutto quello che descrive. Ma non perché Dio c'è, perché Dio ci sia. Proprio dopo la Divina Commedia c'è di più Dio, c'è proprio, lo si sente, lo si vede, tutto ciò che è bello è vicino a Dio, è proprio la bellezza che ci porta vicino a Dio e noi ci ha portato quasi a guardarlo, a vederlo. E ora io proverò a parlarvi di questa cosa qua, se non succede niente, non succede niente, però vi posso assicurare una cosa, che se succede una cosina dentro di voi, si smuove, una scintilla, un sussulto, siete Dante, siete voi poeti, siete Dio, proprio perché Dante è Dio mentre scrive. Si può parlare di Dio solo essendo Dio, se no non se ne può parlare. E allora quando si parla di Dio si diventa Dio in persona. Se dentro di voi succede qualcosa, si apre una cosa che la testa non può contenere, ma una cosa spettacolare. La bellezza, la poesia, non sta in chi scrive, ma sta il sublime nell'orecchio di chi ascolta. Dentro di voi sta Dio, non solo dentro a Dante che l'ha scritta. Lui l'ha scritta, ma se voi non lo sentite, non ha scritto niente. Quindi siete voi il poeta, siete voi Dio. Questa è la... Siamo noi, insomma. È una cosa straordinaria, solo così si può... È proprio una musica, un linguaggio. Tutte le cose che ci ha messo dentro saranno miriadi, ma basta prendere solo fin dove ci sono tante cose in mezzo, non sempre è bello arrivare fino in fondo, ma proprio tante, tante, tante. È stato in questi tre regni e naturalmente ha vissuto, come ripeto, un periodo dove l'hanno condannata a morte. Il fanatismo è sempre esistito, il fanatico è la cosa più pericolosa quando vuol piegare il mondo alla sua idea. È una cosa tremenda, vero? Non è che il fanatico poi crede fermamente in una cosa, no, il fanatico sembra democratico, per il fanatico ci sono sempre due opinioni, la sua e quella sbagliata, questa è la concezione del... Quindi, e ci sono stati, allora e ora, non andranno mai via quelli, si fa presto a... Certamente qualche rischio bisogna correrlo, non forse fino alla morte, a meno che in una cosa di difesa, quello sì, vero, se ci toccano le nostre cose, ma
nelle opinioni, sempre bene stare a sentire, potrebbe essere sbagliata la nostra. Volevo dire, è così fatto così ha fatto Dante, dico, è una qualche rischio, se uno non corre qualche rischio per le proprie idee, vuol dire, se un uomo corre qualche rischio per un'idea, o vuol dire che non vale niente l'idea o non vale niente lui, insomma, un rischio bisogna correrlo. E lui ne ha corsi tanti. Ha avuto una vita, vabbè, non stiamo a parlare di quello che ha vissuto, è stato nell'inferno, ha visto tutte le anime dannate, non è che era un prete Dante, era uno come noi, proprio, gli faceva male denti proprio, uguale a noi, era proprio come noi, a volte basta il mal di denti per negare l'esistenza di Dio, si dice tanto, basta perdere l'autobus a volte, io ho perso l'autobus e poi dico no, c'è Dio, guarda, si arriva a fare delle cose. Dante ha visto tutti i regni, i dannati. Ci ha messo dei papi, ci ha messo degli amici, ci ha messo delle persone che non ha mai conosciuto di tutti i tempi. Poi ha risalito, ha visto il diavolo in persona, il diavolo proprio, l'ha visto, l'ha descritto minuziosamente. Ma sono cose queste. Poi purgatorio e poi è salito con la sua amatissima, che Dante, quanto gli garbavano le donne, non lo potete sapere. Ma mi garba tanto che gli piacevano le donne, le amava tanto, ma tutte, dalla Beatrice amata, alla sua moglie, alla sua mamma, a tutte le donne. Ma chi non è capace ad amare tutte le donne non è capace ad amarne nemmeno una. Lui l'amava proprio tutte, era una cosa spettacolare con le donne, Dante. Fino a cantare, vero, il canto della Vergine Maria, della donna che cosa si può dire su questa donna? Che è il culmine della creazione, ripeto, l'apice proprio, no? Il Dio ha fatto il mondo in 7 giorni, ma il settimo si è riposato, il sesto ha fatto Adamo, e poi dopo Adamo non era contento, ci mancava qualcosa di ancora più bello, non c'aveva neanche più materiale, non c'aveva più nulla, aveva finito tutto, però ha detto, eppure mi ci vuole una cosa che mi garbi ancora di più, ha preso una costola da Adamo, tanto non era venuto già bene di suo, dice, gli piglio questa, e ha fatto Eva, che è l'apice, bisogna ricordarsene, perché è l'ultima cosa che Dio ha creato. La donna. Pensa un po' se Dante gli vorrà bene alle donne, uno come lui che è vero, è spettacolare. È arrivato nel paradiso. Ci sono delle immagini nel paradiso, ragazzi. Ma non è un poeta. Queste sono cose che vanno al di là. E se ne va per tutti i cieli, nove, vola in alto, ha delle bellezze. A un certo punto è con Beatrice. Il luogo dove stanno è un'estasi talmente meravigliosa che Beatrice addirittura non sorride, lui la guarda e per la prima volta non sorride e capisce che sarebbe un eccesso di bellezza. Il sorriso di Beatrice in quel luogo farebbe schiantare Dante, non reggerebbe a quell'eccesso di bellezza. Pensate in che posti siamo. Ci spiega e ci dice le domande che ci siamo chiesti sempre. Ma perché ci sono gli angeli? Ci sono gli angeli. Lui dice che gli angeli, li ha fatti Dio, non perché aveva bisogno di qualcuno che lo servisse, figuriamoci, o gli dicesse quanto sei bello, ma perché proprio non riusciva a contenere la grandezza e l'amore. È una cosa che ha irradiato, si è espansa, è scoppiettata, dice proprio, saperse in nuovi amor l'eterno amore. Gli angeli sono una cosa che è talmente piena d'amore che qualsiasi scintillina intorno è una cosa d'amore straordinaria, e sono nati tutti gli angeli, che sono un numero indeterminato ma calcolabilissimo, e fa vedere gli angeli saranno ma proprio milioni di milioni di milioni di miliardi, che non lo potete sapere, fanno delle luminescenze, delle scie, come quando il ferro si incandescenze, fa l'incandescenza, sono delle similitudini straordinarie, ma una cosa, e dice che il numero degli angeli, dice, il numero loro, glielo chiede a Beatrice, ma quanti sono? Più che il doppiar degli scacchi si immilla, cioè immillarsi, diventano mille e mille, più che negli scacchi. Questa è una similitudine bellissima, perché c'è una grande storia conosciuta evidentemente anche all'epoca, dove lo Shah di Persia, un principe indiano, aveva perso suo figlio in una battaglia. Allora un matematico, per consolarlo, inventò il gioco degli scacchi, facendogli vedere che a volte ogni pezzo, è vero, si sacrifica per salvare la totalità, è vero, e lui fu talmente felice di questo regalo, gliene fu grato, gli disse, chiedimi a questo matematico un regalo, qualsiasi cosa. E colui che inventò gli scacchi, che è una storia vera, gli disse, vabbè, guarda, non voglio niente, voglio che tu mi dia un chicco di grano per la prima casella, 2 per la seconda, 4 per la terza, 8 per la quarta, 16 per la quinta, sono 64 le caselle, me li metti lì sopra, cioè, ma come, c'ho oro, diamanti, io ti posso dare un regno, è un... così umile, mi basta questo, se non voglio, figurati, ci mancherebbe altro.
E che successe? Gli disse ai suoi matematici: calcolate quanti sacchi di grano gli servono. I matematici, dopo 2 o 3 orette, tornarono e gli dissero: mi dispiace, ma non si può soddisfare il regalo. Beh, perché? Perché a chiedere il numero che lui ha chiesto bisognerebbe seminare tutto il pianeta a grano per 1500 anni. È vero, e se voi calcolate è un 2 alla 63esima più 1, che è un numero incalcolabile. E allora fa questa similitudine per dire quanti sono gli angeli. E poi ci racconta, è una cosa spettacolare, e ci dice come mai li ha fatti. Sapete che c'è una bellissima leggenda islamica su Dio, che poi l'Islam è uguale, è proprio lì, è lo stesso Dio ma identico. Non è che c'è un pochino diverso. Cioè, quello degli ebrei, il Dio cristiano, il Dio islamico, è proprio il medesimo identico, lo stesso spiccicato, non c'è nessuna differenza. Ecco, la leggenda islamica dice che, pensate che Lucifero, che è il più bello dei suoi angeli, il più bello, no? Non è che era geloso di Dio, amava Dio, è una cosa bellissima, lo amava come tutti lo amiamo, per forza. E che cosa successe? Voleva che lo guardasse per un momento. Lo sguardo di Dio è insostenibile, è una cosa, ovviamente, non è la testa l'organo adatto per spiegare l'esistenza di Dio, è come voler sentire il sapore della cioccolata con una mano, no? Non siamo forniti di quell'organo, non lo conteniamo, sennò che Dio sarebbe, no? E allora Lucifero, il più bello degli angeli, pur di essere guardato per un momento da Dio, gli disobbedì. E Dio si volse, era la prima volta che qualcuno disobbedeva a lui, si voltò e lo guardò per un momento e fu incenerito per l'eternità negli inferi per la disobbedienza. Però Lucifero ha visto Dio, ha avuto lo sguardo di Dio negli occhi, addirittura un pochino alterato, se così si può dire. E adesso soffre per l'eternità ancora di più, non perché è giù negli inferi, ma perché ha visto Dio e non lo può rivedere. Quella è la sofferenza di Lucifero. Eterna, insormontabile, insopportabile. Quando si è visto Dio non si può stare più, non si riesce a stare senza rivedere, è una cosa insopportabile. Queste sono le leggende che riguardano la figura di Dio, dove Dante, riprendendo tutto, perché Dante era uno di quelli che proprio sapeva tutto, ma in maniera proprio, era anche una personcina che non lo faceva tanto pesare, era proprio popolare, ma proprio bello. E allora ha scritto che è arrivato fino al paradiso, dove la soglia massima ci sono delle scie d'angeli e i beati che fanno talmente, irradiano talmente tanta luce che sembravano come un fiume con un lago. Invece il lago, come qui, era un disco dorato, una specie di arena, e tutti quelli che sembravano fiori sono i beati. E in vetta è tutto fatto come una rosa, dove ci sono anche i bambini. Tutto, ha sistemato tutto, non è che c'è... È vero, quando ci sono i bambini c'è quel bel verso di Pascoli che dice: la Vergine Maria piange un sorriso. Che bellezza, che gli dispiace, d'altra parte ce l'ha lì, è una cosa straordinaria. Piange un sorriso la Vergine Maria, c'ha tutti i bambini, e su nella cima della Rosa Candida c'è lei, Maria, la donna più straordinaria. Ma la bellezza davvero, una donna così, da pensarci, da volergli bene, da qualsiasi cosa, anche salutarla, Ave Maria, basta. Ma cosa ci si può dare di più bello di una cosa? La bellezza è che quella donna lì, parte Dante che è rapito, ma proprio a Dio gli garba Maria, gli piace. Si sente che c'è un amore totale, proprio come noi uomini, perché Dio è anche uomo. Gli piace quella donna, è innamorato di Maria. E in più Maria è la madre di Cristo, che nello stesso tempo è anche suo padre, perché è figlio. Però, essendo però il figlio, dentro al volto di Maria somiglia un po', come tutti i bambini somigliano alle loro madri, Maria somiglia un po' a suo figlio, è uguale. Nel volto di Maria c'è un po' dell'immagine del Cristo, di Dio. È una cosa spettacolare, sì. Lui la guarda come... è una cosa proprio... vertiginosa di bellezza, e Maria sta su nella vetta, nel culmine di questa rosa. Sotto di lei c'è Eva, che nella simbologia popolare poi Eva è la prima donna che ha, diciamo, il peccato originale, eccetera, e Maria è quella che ci ha salvato. Quindi a Maria l'arcangelo Gabriele le si è rivolto dicendole Ave, e Eva è l'opposto di Ave, la parte, c'è anche questo, che diciamo che Eva è un po' la spina nella rosa di Maria, ecco, in tutta questa cosa eterna del creato.
E Dante si trova alla fine del viaggio. Beatrice l'ha abbandonato, si è messo sul suo scranno, in questa mera... Ma è un luogo che è inimmaginabile, la descrizione dei colori, delle bellezze, cioè, ma proprio una bellezza scandalosa, ma proprio scandalosa, da andare al manicomio. Chiede, non è che si può rivolgere alla Madonna, nessuno di noi. E dice, senti Maria, non si può fare, perché lui era in carne ed ossa, come noi. Allora gli ha detto, chiede a San Bernardo, che è un santo che lui gli piace perché San Bernardo era uno servo umilissimo della Madonna, ha scritto tante cose sulla Madonna, ma proprio zelantissimo alunno, amante intimissimo della Madonna. Ha scelto questo santo, come oggi c'è Padre Pozzi che ha scritto dei libri sull'immagine della Madonna bellissima che ci ha abbandonato poco tempo fa. È una cosa, persone che passano la vita su questa meraviglia del creato, una cosa incommensurabile. E San Bernardo dice a Dante che farà per lui questa ambasciata, cioè chiederà a San Bernardo, dicendo a Maria, se Dante, che ha fatto tutto questo viaggio dagli inferi, dall'ultimo buco oscuro della terra fino a lassù, non può tornare in terra senza dire come è fatto Dio. E chiede a San Bernardo, gli dici te alla Madonna se mi fa vedere Dio? Un secondo, non mica voglio mettermi lì a discutere, per carità, se me lo fa guardare per un secondo, non so un secondo che tempo avete voi, digli se me lo fa vedere, la Madonna non gli dirà mica di no Dio. E allora, non è che San Bernardo ci prova, naturalmente quando ci si rivolge alla Madonna, dice queste parole. San Bernardo decide di aiutare Dante, perché Dante non può tornare qua e non dici come ha fatto Dio, ha fatto tutto sto viaggio. E la prega così San Bernardo, versi famosissimi, sono come cantare una melodia, che ne so, partire, che tutti... Vergine madre, guardate tutto, ogni termine è l'opposto dell'altro, guardate la bellezza di Vergine madre, figlia del tuo figlio, Già qui, sto verso uno si ferma, si ignuda e dice fammi quello che vuoi, sono qui a disposizione tua, è una cosa, già qui ci si ferma, perché noi, il mistero della Trinità è un mistero di una bellezza spettacolare. Dicevo prima, un bambino lo capisce subito, dice guarda è uno, ma è una cosa bellissima, è uno ma sono un tre, è padre anche figlio e lo Spirito Santo, e c'è fin da... Noi con questo paradosso ci siamo cresciuti fin da bambini e non ci siamo mai chiesto niente. Io fin quando ero ragazzo dicevo sì, c'è la Madonna, ha fatto, sì, non c'avevi il babbo, però lui era anche il suo figliolo, erano tre, va bene, sì, ho capito, non mi ha detto niente io. Ma da grande dico, com'è questa la cosa, non ci ho capito più niente, ma da bambino avevo capito tutto. Allora gli dice, Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta, più che creatura, la più bassa e la più alta, si sa, capisce da sé, la più umile. Termine fisso d'eterno consiglio, finisci la più... Termine fisso, termine d'eterno, cioè proprio il punto d'arrivo, il momento nella storia dell'umanità a cui tutti sempre si deve guardare per ricordarsi chi siamo e dove andiamo. Ci venevamo, c'è il consiglio di Dio che ci ha detto da questa donna in poi comincia una nuova era. Ho deciso di fare pace con tutto il mondo che già da Noè, quando aveva litigato con gli uomini, ha mandato il diluvio e alla fine del diluvio con l'arcobaleno pose la sua firma a patto con gli uomini che non si sarebbe arrabbiato mai più. Cioè la firma di Dio, l'arcobaleno, e il cielo e il suo quaderno dove ci scrive qualche appunto, insomma una bella cosa, no? Solo che gli uomini non firmarono, infatti hanno continuato, non c'è la firma degli uomini, Dio ha firmato, ma poi non abbiamo continuato. Ecco. Dunque, tu sei colei, guardate che bello, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti così, sì, che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Ma Dio, queste sono cose, ha detto che tu sei con lei, Bernardo prega la Madonna così e gli dice tu sei con lei che l'umana, cioè l'umana natura nobilitasti così tanto che quello che l'aveva fatta è come io faccio una cosa e dico Madonna com'è bella, talmente bella che sai che faccio, mi faccio fare da lei. Mi garba così tanto sta cosa che ho fatto che mi faccio fare da lei. Ma è un concetto, una cosa spettacolare, una cosa talmente straordinaria che dice il suo fattore non disdegnò di farci sua fattura, ma mi faccio fare. Quanto gli garbava sta donna a Dio? Ma pensa negli occhi di Maria che ci deve essere. Nel ventre tuo, mente bella la parola, ventre tuo si raccese l'amore per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore.
Ora dicono che questo fiore vuol dire la Chiesa, eccetera. Io penso sia Cristo, che mi piace di più pensare che è Gesù che è nato dentro, no? Però dice nel vecchio, è proprio, si sente che c'è proprio un corpo, è proprio una donna come noi, nel ventre si riaccese per lo cui caldo. Pensa essere nel ventre di una donna al caldo eterno, ma è una cosa spettacolare, come ci fa sentire di essere dentro. E in più fa la rima fiore amore, la più antica e difficile del mondo. Palla te una rima fiore amore a falla, uno dice, ah beh, ho capito, va, il cuore col dolore, il fiore con l'amore, qui è una cosa spettacolare. Qui se a noi meridiana face, fiaccola meridiana, qui dove siamo noi in paradiso, sei la fiaccola meridiana, di una luce meravigliosa di caritate, di carità, che poi è la pietà e l'amore che l'ha portato Cristo. Prima di Cristo non c'era la carità e la pietà, questo è bene saperlo, l'ha inventata lui. C'era uno alla strada, puh, gli si sputava così e tutti dicevano bravo. Dopo Cristo no, ha detto non va bene sta cosa qui, è una cosa non da niente, io vorrei sottolineare sta cosa qua. Ora dico, dica, qui sei a noi meridiana face di caritate, giuso in tramortali sei di speranza fontana vivace. A leggere uno si ferma, dico, ma è giuso in tramortali e tra noi sei di speranza fontana vivace, uno zampillio di speranza per noi, è una cosa che sento rinfrescato, mettimi lì sotto a questa fontana vivace di speranza, sono cose spettacolari. Donna, eccolo là, quell'epoca voleva dire anche signora, era un termine, però partire con donna, menti che roba, ci si impaurisce quasi. Donna, sei tanto grande, tanto vali, che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar sanz'ali. Se uno vuol qualcosa, ma come ora sta pregando Dante, a lei bisogna rivolgersi, a Maria, alla Vergine Madre, se no non vola la speranza. È lei che bisogna rivolgersi a lei per qualsiasi cosa bella, così ha deciso Dio, non è meglio rivolgersi a lei, è una cosa. Poi gli dice, la tua benignità, niente di personale per carità, la tua benignità, la tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate, fiate vuol dire volte, molte volte, liberamente al dimandar precorre, arriva prima, qualche volta addirittura non c'è neanche bisogno di chiedergli niente, ce l'ha dato prima e noi non ce ne siamo neanche accorti, o almeno una volta al giorno viene a dire grazie Maria, non si sa perché, però qualcosa ce l'ha dato, questo intende dire Dante, bisognerebbe dirglielo. E qui gli dice quanto è bella lei proprio direttamente, in te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura e di bontate. Oh, donna ragazzi, ma roba da tirare, non lo so. Ecco, qui finisce le sette terzine che lui così gli ha detto quanto è brava sta donna, è come uno avesse detto, guarda, a me uno gli verrebbe di dire, mi garbi tanto, ti voglio tanto bene. Dante ha scritto queste sette terzine, insomma. Ora gli viene, era lì come uno straccione, ricordatevi, trattato con questo figliolo che gli hanno fatto, che non poteva peccare e si è portato con sé tutti i peccati, questo Gesù, che non poteva morire e è morto per noi, che era proprio diverso, che più diverso non si può, oramai ci siamo dimenticati, vero? E il Vangelo dice quando si dà la mano a un poveraccio, a un bistrattato, a un diverso ci fiorisce un giglio sopra, ci dice, vero? Quando si tratta male un diverso, un altro che viene da un altro posto, che si butta via, c'è un cherubino che smette di volare e di cantare, e vogliamo dire queste cose che dice il Vangelo, vabbè. Ora dice, a questo punto San Bernardo parla di Dante e gli dice, or questi, guarda un po', è vero, or questi che dall'infima lacuna dell'universo in fin qui avvedute le vite spiritali ad una, dice, guarda, e questo viene proprio, ha fatto un viaggio, guarda Maria, mamma mia, poveraccio, viene proprio da depostarci, supplica te per grazia di virtute, tanto che possa con gli occhi levarsi più alto verso l'ultima salute. Bello Dio, l'ultima salute, no? Ci supplica a te, fagli vedere, se potesse, lo ripeto, appena dagli la possibilità di vedere Dio, ecco. E io, dice San Bernardo, che mai per mio veder non arsi, perché tutti, vedere Dio, ragazzi, è una cosa, sta lì, che mai per mio personale vedere non arsi più chi fo per lo suo,
Mi interessa più che lo veda lui che lo veda io. Guarda un po' che ti dico io. Ti porgo tutti i miei prieghi e prego che non siano scarsi, speriamo che bastino, perché tu ogni nube li disleghi. Attenzione, questo è importante. Ogni nube li disleghi di sua mortalità, co prieghi tuoi, sì che il sommo piacer li si dispieghi. Dice alla Madonna, naturalmente, levagli la nube della sua mortalità, perché lui, Dante, era come noi, è andato lì, come se ci andasse uno di noi, siamo così, come ora, e mica che uno vede Dio e rimane, non si può vedere, no? Non si può contenere, si schianta, è impossibile proprio, non è, è un concetto che non ci appartiene. Allora gli dice a Maria di farlo trasumanare, che l'ha detto all'inizio, è un termine proprio di Dante più famoso, cioè passare dall'umano al divino, farlo diventare Dio per un momento, di trasumanare, cioè dall'umano al sovrumano. Gli chiede, questo è un verso che, c'è ancora ti prego, regina, che puoi ciò che tu vuoli, e certo a lei tutto è permesso, vero? Che conservi sani dopo tanto vedere gli affetti suoi, perché si rincitrullisce, sono come i mistici, o questi che non sono mica, hanno avuto un momento, una visione, non sono più gli stessi. E allora lui chiede che, ma guardate che Dio è Dio, non è che stiamo parlando. Ecco, questo verso è bellissimo, infatti gli dice, vinca tua guardia i movimenti umani, gli chiede, fallo rimanere in sé, fai che per un momento sia come noi, che siamo, vero, delle anime, dei beati, fai che non diventi scemo, guarda tu alle sue facoltà, perché regga questa, il fatto di vedere Dio, insomma, lo capiamo da soli, vero? Ecco qua, vinca tua guardia i movimenti umani, vedi Beatrice con quanti beati per i miei prieghi ti chiudono le mani, tutti lì pregavano Maria, te ne prego, faglielo vedere un momento, perché è uno vivo, e che dice, oh, ma che mi fa portare, è uno vivo a vedere Dio, insomma, volevo dire una cosa anche, sentite un po' qua, ecco, qui finisce la preghiera di San Bernardo, e ora dice la poesia, poeta, gli occhi da Dio diletti e venerati, quelli di Maria, gli occhi da Dio diletti e venerati, ma questa donna quanto gli garberà a Dio? Io mi domando, ma quanto gli piace sta donna? Innamorato come ognuno di noi innamorato di una donna, perché si è fatto uomo, è uomo, gli piace proprio sta donna, è uomo e donna, bisogna immaginarsi in tutti e due i sensi, gli occhi da Dio diletti e venerati, è la sua mamma, l'ha decisa, è una cosa di... Fissi nell'orator, in San Bernardo, ne dimostraro quanto i devoti prieghi le son grati. Queste parole le piacquero. Sono belle, belle. Indi all'eterno lume s'addrizzaro. Cioè la Madonna guardò Dio per un momento, perché voleva quasi come il consenso anche suo. Ma pensa, una che si volta verso Dio, tu ce l'hai davanti a te. Dice che dove guarda? Sta guardando Dio. Indi all'eterno lume s'addrizzaro. Fece così. Questo movimento, voi dovete immaginarvi questa cosa qua, e dice, nel qual non si dee creder che si invii per creatura l'occhio tanto chiaro. Lei l'ha guardato così, normalmente, ecco così, ma non è possibile per nessuno al mondo, solo gli occhi di Maria possono guardare così Dio. Si è voltata, ha fatto così, beh, questo movimento me lo sogno la notte, di quando Maria per un momento guardando giù dice sì e fa così e guarda Dio. Ma, roba da andare al manicomio. Allora, ecco. E Dante dice, e io che al fine di tutti i disii, al fine ero arrivato a quello che dovevo arrivare, a di tutti i miei desideri, appropinquava, mi avvicinavo, no? Siccome io dovea, qualcuno mi aveva detto che dovevo star là, ci sarà un destino, una cosa, l'ardor del desiderio in me finì, si consumò tutto solo al pensiero che lo poteva vedere, stava già, era in un'estasi già che, ma una cosa, già prima. Bernardo m'accennava e sorridea perch'io guardassi su, ma io era già per me stesso tal quale i volea. Prima ancora che Bernardo gli ha detto, Madonna te lo fa guardare, fa. Mentre fa così, lui, Dante, era già a guardare. Figuriamoci se resisteva, gli ha detto di sì. Che la mia vista, dice Dante, venendo sincera, ripulendo, non si può guardare Dio così, con il nostro corpo umano normale, già era diventato, era stato come mondato da tutto, stava divenendo Dio in quel momento Dante, perché solo essendo Dio, ripeto, si può parlare o vedere Dio.
venendo sincera, la sua vista purissima, e più entrava per lo raggio dell'alta luce che da sé è vera. Quella è la verità, è la verità. Non c'è più niente oltre Dio, quella è la verità. E è scritto che un giorno tutti noi vedremo la verità. Di più, lo saremo. Ognuno di noi sarà la verità, sarà Dio. Questo è certo, è scritto. Allora, ecco qua che cosa dice. Da quinci innanzi, qui comincia il viaggio. Da ora in poi, da quinci innanzi, il mio veder fu maggiore, ciò che io vidi è molto superiore, fu maggio, che il parlar mostra di ciò che mostra quello che scrivo. Ciò che vidi nessuno di noi sarebbe capace di descrivere, vero? Che a tal vista cede la memoria a tanto oltraggio, oltraggio come offesa, ma anche andare oltre, oltraggio, questa è una cosa troppo oltre, non ci si può arrivare, un oltraggio, cede la memoria. E che te vuoi ricordare? Come si fa a reggere dentro l'immagine e l'idea di Dio? Ecco, stai a sentire. E qui fa una similitudine famosa. Qual è colui, così ci fa capire quello che accade, qual è colui che sognando vede che dopo il sogno la passione impressa rimane e l'altro alla mente non riede? Vuol dire, quando noi sogniamo e ci svegliamo e sappiamo che abbiamo fatto un sogno potentissimo, non ci ricordiamo cosa abbiamo sognato, ma l'emozione è presente, che ci viene la pelle d'oca, che era? Però la mattina ci sa, così Dante, è quello che però non si ricorda niente, ma l'emozione ce l'ha ancora dentro. Cotal son io, che quasi tutta cessa mia visione. Non ricorda quasi più niente, dice. Continuerà a dirlo, ma si ricorda bene di tutto e ce lo dirà. E ancor mi distilla nel cuore il dolce che nacque da essa. E ancora, il cuore ancora distillava, continuava a pompare quella bellezza la continuava a pompare. Sentite la similitudine che fa per dire che gli è sparito tutto dalla memoria, non c'è più niente. Così la neve al sol si disigilla. Quando c'è la neve, ha visto il sole là, e non ci rimane più niente, però si sente il fresco, qualcosa c'è stato lì. Così al vento, nelle foglie levi, si perdea la sentenza di Sibilla. La Sibilla cumana, vabbè, ma queste sono similitudini, guarda, delle metà. Lui dice la Sibilla cumana, che tutti conoscete, a Cuma faceva i responsi, no? Gli chiedevano le cose, ci sono quelli famosi, anche se non era lei, dice, morirò in guerra, avrò figli, che le scriveva, non morirai in guerra, tornerai, bastava spostare una frase, lei le scriveva sulle foglie, nella sua grotta, i responsi. Quando entravano per avere la risposta, c'era sempre un vento, era in un posto ventoso a Cuma, e sparpagliava tutte le foglie, e allora i responsi non si capiva più niente, perché magari cioè, non morirai in guerra, avrai figli, e morirai in guerra, non avrai figli, non si capiva più niente di quello che c'era scritto, no? Insomma, sono quelle cose che tutti sapevano. E questa è una similitudine spettacolare. E allora si rivolge direttamente a Dio e dice, o somma luce, che tanto ti levi da concetti mortali, alla mia mente ripresta un poco di quel che parevi, almeno non ti dico di fammi ricordare com'eri, ma un pochino di quello che mi sembrava, e fa la lingua mia tanto possente ch'una favilla sola della tua gloria possa lasciare alla futura gente. Ripete, ancora un non nulla di un non nulla, ma lasciamelo uno, che per tornare alquanto a mia memoria e per sonare un poco in questi versi più si conceperà di tua vittoria. Questo qui è bene che il mondo sappia questa cosa, gli chiede, si saprà, anche se è una cosa che non c'è bisogno di dimostrare, però lui glielo chiede come lo chiederebbe ognuno di noi. E qui riparte, dice, io credo per l'acume che io soffersi, è un dolore, perché a volte la bellezza ci trafigge come un dolore, la bellezza fa proprio male, la bellezza estrema è proprio, trafigge ognuno di noi veramente come un dolore. Io credo per l'acume che io soffersi, del vivo raggio, che io sarei smarrito se gli occhi miei da lui fossero aversi, se io avessi guardato un'altra cosa. Quando si guarda Dio non si può guardare, dicevo come prima Lucifero, non si può guardare più da un'altra parte. E dice che lui sarebbe morto, sarebbe, chissà che gli sarebbe successo se avesse guardato in un'altra, da un'altra direzione. E dice, e mi ricorda che io fui più ardito per questo a sostenere, tanto che io giunsi
l'aspetto mio col valore infinito. Andai sempre più dentro a questa luce, perché era talmente, il desiderio è talmente forte che non si può guardare da un'altra parte, bisogna buttarcisi più possibile. E lui dice: oh, abbondante grazia, chiede scusa per quello che ha fatto, guarda. Non si sente all'altezza. Ond'io presunsi ficcar lo viso per la luce eterna, tanto che la veduta vi consunsi. Cioè si accecò dentro, perse, non c'era più niente, non c'era più. Quando si entra dentro alla bellezza, si va. Io mi ricordo, la bellezza è una cosa, non bisogna sottovalutarla e nessuno la sottovaluta. Nel mio paese c'era la Yolanda, c'aveva un bambino che non ci vedeva, e mi ricordo lo portò un paese a vedere un ciliegio, un fiore, il suo Pietrino. Yolanda, che tu fai? Ho portato Pietrino a vedere il ciliegio, un fiore. Cioè, ma non ci vede. Ho capito, ma guarda come gli è bello, come facevo, bisognava lo vedesse per forza. E la bellezza è una cosa che può far tornare alla vista. È un fatto di... Come si fa a non fargli vedere? Allora, eccolo qua. Tanto che la veduta vi consunsi. L'opposto, così come la bellezza può far tornare la vista, la possiamo perdere perché ci si fa tutto dentro. Eccolo qua, qui c'è una terzina che, vabbè, uno va via e dice: vi saluto, chiude il libro. E alla prima visione, cosa vede Dante dentro a Dio? Cosa abbiamo visto noi? Perché l'abbiamo vista anche noi. Dice: nel suo profondo vidi che si interna, legato con amore in un volume, ciò che per l'universo si squaderna. Allora, lì dentro, in quel punto, c'era tutto ciò che esiste nell'universo. Sustanze e accidenti e lor costume, quasi conflati insieme per tal modo che ciò che dico è un semplice lume. Queste due terzine sembra passino così. Dentro, Dante, legato con amore in un volume, sustanze, accidenti e lor costume, in quel punto... dove sta Dio, c'è un altro grande scrittore, si chiama Borges, no, argentino, che ha scritto l'Aleph. C'è un punto che è quello di Dio, da dove si vede tutto sempre. Lì dentro, in quel momento eterno in cui Dante ha guardato dentro alla luce di Dio, ha visto l'eternità da sempre in tutto, sostanza e accidente, ha visto l'infanzia di tutti noi. Ha visto i cieli di tutti i mondi, ha visto quello che, gli amori che non sono andati a termine, quelli appena sbocciati, ha visto ognuna delle nostre vite, ci ha visto qui stasera che parlavamo di lui, ha visto Giulio Cesare a cavallo, era il cavallo di Cesare, ha visto lo zoccolo del cavallo di Cesare, la terra dove lo zoccolo del cavallo di Cesare batteva, l'erba calpestata era l'erba. Lui era l'erba sotto il cavallo dello zoccolo di Cesare, ha sentito il tonfo di una castagna che cade d'ottobre, ha visto tutto il coraggio non giunto a compimento, ha visto fiori che sono cresciuti in luoghi dove nessuno ha mai posto gli occhi o le mani, ha visto dei meli che sono cresciuti per anni in silenzio senza dire niente a nessuno per l'eternità, per tutti gli anni che dovevano crescere, ha visto gli occhi di una tigre. Ha visto ogni foglia di ogni albero, è stato quella foglia di ogni albero. Ha visto una volpe che fa paura a un coniglio con i denti mentre lo azzanna. Era i denti della volpe, era il sangue del coniglio, era i globuli del sangue di quel coniglio. Era dentro ogni insetto del mondo, ha visto la vita di ogni insetto del mondo e ha visto anche perché sono nati e perché dovevano esserci tutti gli insetti del mondo e tutti i tipi di vita del mondo, ogni petalo, ha sentito tutti i profumi dell'esistenza e dell'universo, ha visto qualsiasi luce, è stato quella luce, è stato quel profumo, è stato tutte queste cose insieme, in quel momento, questo dice in questo momento, è stato una cosa, ha visto tutto il mondo, è lì, è un attimo eterno, incommensurabile. Adesso lui è impressionante, è proprio impressionante. Adesso lui ripete che dice la forma universale di questo nodo, credo chi vidi. Quando dice credo non è che dice penso, mi pare, dice credo, nel senso di io credo, di credere perfettamente. Perché più di largo dicendo questo mi sento chi godo. Quando lui solo dice questo, al solo dirlo sente che lui è
gioisce, è in estasi e gli torna un po' di quel momento, di quel una piccolissima parte di quell'estasi. E poi dice, non se lo può ricordare, e dice con una terzina che è di una enigmatica bellezza, non si capisce che vuol dire, però uno dice vabbè, dammela così com'è, non, mi va bene anche così. Dice, un punto solo m'è maggior letargo che 25 secoli all'impresa che fe Nettuno a mirar l'ombra d'Argo. E che vorrà dire? Dice, ma uno, e va bene così, non si capisce, ma il suono, prima di tutto c'è la rima in argo, uno magari la cerca, argo, argo, dice ah, argo, basta argo, no? Che a volte le costrizioni in poesia, cioè ora, c'è il verso libero, ma quando uno è costretto a fare la rima per forza va nei percorsi magari che non ci sarebbe mai andato, va in delle zone, e allora insomma è andato a trovare questa rima e dice che un punto solo, quel momento, quel punto, m'è maggior letargo, e stratifica, butta su di me una cosa di sonnolenza e di non ricordo, più che quando Nettuno vide l'ombra d'Argo. Ora, l'Argo era la nave in cui gli argonauti andavano alla conquista della Colchide, lì in Vellodoro, no? Era la prima nave, l'inizio della civiltà, no? E Nettuno, che era abituato a stare sotto il mare, massimo vedeva un legnaccio sopra così, oppure una zattereccia fatta così, vide per la prima volta la chiglia di una nave, quindi lo stupore d'un dio, a vedere che è questo? L'inizio della civiltà, addirittura del commercio, quindi proprio perché era una nave che andava alla conquista di una cosa per tornare, quindi e dice che e comincia lì, e dice che Dante gli addirittura si ricorderebbe meglio questo che gli appartiene, lui è uno di quella civiltà, che quel punto là. Cioè, si ricorda di più da Argo, da quel momento là, ora, che quel momento di Dio. Così la mente mia, tutta sospesa, mirava fissa, immobile e attenta, e sempre di mirar faceasi accesa. Voleva solo guardare a questo punto. A quella luce, cotal si diventa così, che volgersi da lei per altro aspetto è impossibile che mai si consenta. Credetemi a me, non si guarda da un'altra parte, lo ridice. Però che il ben, che è del volere obietto, siccome il bene, che è l'obiettivo della volontà, il bene è proprio l'obiettivo della nostra volontà, tutto s'accoglie in lei. Quello lì è proprio il bene universale, più bene di così non si può proprio pensare. E fuor di quella è defettivo ciò che è lì perfetto. E che vado a guardare un'altra cosa che è tutto ciò che è fuori di quella è defettivo ciò che è lì perfetto. E qui dice, perché come sono belli questi, ormai sarà più corta mia favella, cioè ciò che io dico, pur a quel che io ricordo che d'unfante, un infante, un bambino, che bagni ancora la lingua alla mammella. Ma sono versi di Dio, se ne può parlare, ripeto, ancora solo tornando bambini. Quando si capisce, ma bambini quando si poppa, quando si bagna la lingua alla mammella, quando per descrivere Dio solo con il linguaggio di un bambino che ancora poppa la mammella, si può dire com'è Dio? Ma. Questo è il linguaggio di Dio, solo così. E Dante così ne vuol parlare. Quello è l'unico linguaggio. E lui lo dice, si scusa addirittura di usare questa lingua. La lingua giusta sarebbe... Questo è Dio, è la descrizione di Dio più perfetta che ci sia. Questo che ho fatto ora. E poi dice... perché lui sta dicendo che forse non lo sa descrivere bene, e dice, non perché più qu'un semplice sembiante fosse nel vivo lume ch'io mirava, che tale sempre, qual s'era davante, cioè non perché cambiasse quella cosa che io guardo, era sempre la stessa, è sempre la stessa, ma per la vista, lui, che s'avvalorava in me guardando una sola parvenza, mutando mio, a me si travagliava. Lui dice che era lui che cambiava guardando là dentro e non era il fatto che cambiava, ci vuole rendere conto di questo. E questi due versi sono spettacolari perché sono umanissimi e è una cosa che è accaduta a tutti noi indistintamente. Lui sta guardando Dio, cioè l'amore, dell'amore ci se ne innamora. Allora lui dice, quello che io vedevo era sempre uguale, non per questo non mi ricordo bene, ero io che cambiavo continuando a guardarla. Allora quando una donna si innamora di un uomo o un uomo di una donna, si guarda negli occhi di quella donna e all'inizio è una donna come tutte e si guarda, dice, poi ci si innamora di quello sguardo e gli occhi nostri vanno dentro a quello sguardo, innamorati,
Lei è sempre la stessa donna di prima, ma noi non siamo più gli stessi. E quante volte con gli amici, quando ci si innamora, si guarda una donna in una maniera come... Che ti è successo? No, niente, guardavo. Lei è sempre la stessa donna, ma noi quando ci si innamora si diventa tutta un'altra cosa. Siamo noi che siamo diversi. Figuriamoci mettere gli occhi dentro all'amore personificato. Ci si innamora e quando ci si innamora si cambia. La persona della quale siamo innamorati lì per lì è sempre uguale agli occhi degli altri, ma ai nostri no. Ai nostri è cambiata, è diventata una cosa che non si può contenere. Questo dice in queste due terzine che sembrano lì per gli occhi. E dice, ecco qua, adesso, allora dice, sentite qua, seconda visione, ci dice come è fatto Dio. Che c'era lì dentro? Nella profonda e chiara sussistenza dell'alto lume parvermi tre giri di tre colori ed una contenenza. Ha visto tre giri, ora non vi immaginate tre dischetti, lì stiamo parlando del... cioè Dio, avete visto gli angeli, gli scacchi si immilla, cioè erano miliardi di milioni di miliardi, solo gli angeli. Immaginatevi che cos'è Dio, non è, ma neanche gli anelli di Saturno, non è che sono anelli, è una cosa che non si può immaginare, è una cosa che non sta dentro la nostra testa per l'immensità, l'incommensurabilità, la traboccante sovrabbondanza, non si sa che cos'è, vede? Tre giri, che è la Trinità, sono come tre dischi, ma sono di tre colori e d'una contenenza. Erano tre, ma erano uno. Per questo per noi è inimmaginabile da grandi, da bambini si sapeva, non si sa più, questi tre colori. E dice l'un dall'altro, come iri da iri, come arcobaleno, iri vuol dire arcobaleno, da arcobaleno, parea riflesso, sembrava che uno riflettesse l'altro, e il terzo parea fuoco, che quinci e quindi ugualmente si spiri, che venisse da uno e dall'altro, che è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, no? Sono i tre, le cose di che sappiamo sempre fin da bambini. Il primo è Dio, il secondo è il Figlio, Gesù, e il terzo è lo Spirito Santo, ma non sono divisi, sono uno, per questo inimmaginabili, sovrapposti ma uno. Ora dico, questo Spirito Santo, bisogna fermarsi un po'. Noi dice, Padre, Figliolo, Spirito Santo, come se niente fosse. Lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo che cos'è? È il Santo Spiro, è il respiro di Dio. La respirazione di Dio. Questo è lo Spirito Santo. È vivo Dio, non è che è il più vivo di tutti noi, come noi. E respira. E lo Spirito Santo è il suo respiro. E che cos'è questo respiro? È l'amore del padre per il figlio, della madre per il figlio, di qualsiasi. È l'amore, il Santo Spirito, è la respirazione di Dio ed è l'amore. E l'amore, di nuovo, che cos'è? È il desiderio dell'amore. L'amore è il desiderio di amare. È amor cannullo amato, amar perdona. Il desiderio di amare fa sì che chiunque che si ami, quell'amore non andrà mai perso, non esiste amore sprecato, questo è scritto. Quell'amore che noi diamo lo riceveremo di nuovo, è il desiderio d'amore, tutti noi desideriamo amare e essere amati, questo è il Santo Spirito, è il desiderio di amore fra un essere e un altro, che è irresistibile e fa sì che tutto stia insieme, è il respiro dell'amore, la respirazione dell'amore, è una cosa bellissima il Santo Spirito. E dice, e qui dopo aver detto sta cosa si riferma di nuovo e dice, oh, un'altra volta ci dice che non lo sa dire, sì, ma proprio si tormenta, dice, oh, quanto è corto il dire, come fioco al mio concetto, e questo a quel chi vidi è tanto che non basta a dicer poco. Non è che questo è poco, è poco, è nulla, io vi giuro, ce ne ha dette di cose, ma è proprio spettacolari, però dice che non è nulla. Dice, oh, e poi si rivolge, si ritiene vinto e dice che solo Dio capisce che cos'è. E dice, oh luce eterna, che sola in te sidi, stai sola in te, sola tu ti capisci, sola ti intendi e da te intelletta e intendente te ami e arridi. Senti che bei suoni che... Ora lui dice, attenzione, che qui c'è un'altra visione. Ora ce lo dice davvero chi è Dio. È arrivato al punto. Ragazzi, ci siamo. Dice,
quella circulazione che si concetta pareva in te come lume reflesso dagli occhi miei alquanto circunspetta, cioè quella circolazione che pareva riflessa dalla seconda, cioè dalla prima alla seconda che pareva riflessa, che io ho guardato molto perché era molto luminosa, dice, dagli occhi miei alquanto circunspetta, cioè, ho cercato di guardarla più possibile, quel secondo, diciamo, cerchio, non si sa cos'è, dentro da sé, del suo colore stesso, che cosa ha visto? Mi parve pinta, dipinta, della nostra effigie, perché il mio viso in lei tutto era messo. Ha visto noi, cioè Dante ha visto il mio, il tuo, il suo, il nostro viso. Dio siamo noi, questo dice Dante, cioè ha visto il suo viso nel cerchio di Cristo uomo, si è visto lui, ma nella sua faccia ha visto la nostra faccia, la faccia di tutti noi. Dio siamo noi, solo così ha potuto guardarsi. E lì vuole capire com'è possibile che guardando Dio ha visto se stesso. Ha detto, ma che cosa succede? E dice, voleva capire con le sue facoltà mentali come abbiamo noi che non sono proprio adatte. Qual è il geometra, il matematico, che tutto s'affige, ce la mette tutta per misurar lo cerchio, per trovare la quadratura del cerchio, che è impossibile, allora e anche oggi, perché non si può fare, e non ritrova pensando quel principio onde l'indice, perché ci vogliono i numeri razionali, non ce la fa a far quadrare il cerchio nessun matematico del mondo. Tale era io a quella vista nova, veder voleva come si convenne l'imago al cerchio e come vi si indova. Indova è un voce del verbo indovare, in dove lo metto, indova, ha scritto è un termine che se l'è trovato lui. Voleva capire com'era possibile, ripeto, che la sua immagine, come poteva stare dentro a quella cosa che non ha saputo dire, ma che l'ha detta distintamente, ha descritto Dio nel minimi particolari, e dice, ce la mette tutta con la sua facoltà, con la nostra testa, che è, viene da ridere, però insomma si può scrivere dentro di noi, siamo anche questo noi, ecco, questo è una cosa che ci fa dormire un po', noi siamo anche queste cose qua, ma non erano da ciò le proprie penne, non ce la faremo mai a capire, non siamo fatti per questo, se non che però era lì, lo doveva sapere, la Madonna gliel'aveva promesso, tutti i santi gliel'avevano promesso e hanno mantenuto la promessa, se non che la mia mente fu percossa da un fulgore in che sua voglia venne, esaudirono il mio desiderio, mi fecero avere la percezione di Dio, capire che cosa è Dio, lui crede fermamente e l'ha avuta e dice, all'alta fantasia qui mancò possa, si rende conto che lui, la fantasia umana è altissima, ma non ce la fa a descrivere questa cosa, mancò possa, quando lui ebbe la percezione, anche se la Madonna gliel'aveva detto, vinca tua guardia ai movimenti umani, è stata attenta, e infatti è qui, quando lui ha capito che cos'è Dio, dice, se non che la mia mente fu percossa da un fulgore in che sua voglia venne, all'alta fantasia qui mancò possa, perché stava per incenerirsi, per morire, per diventare, non sarebbe mai più tornato, e la Madonna ha esaudito la grazia che lui gli ha chiesto, cioè lo ha fatto rimanere sano, ha visto Dio e è tornato in terra a raccontarcelo rimanendo sano. E qui dice, ma già volgeva il mio disio e il velle è la volontà, già volgeva, già cambiava, mentre io stavo per morire, incenerirmi sull'estasi di questa visione, di aver capito cos'è Dio, la verità, mi ha Dio fatto tornare nelle mie facoltà fisiche e mentali il mio desiderio e la mia volontà, il velle, siccome rota chi ugualmente è mossa. Usare l'esempio di una ruota ci sarà più semplice e rende più l'idea. Una cosa, dicevo, quando uno non ce la fa più, torna e tutto gira perfettamente equilibrato. Torna tutto nella natura, nell'armonia dell'essere, della meraviglia della vita, della straordinarietà di essere vivi. È tornato vivo da quella immagine straordinaria dopo aver visto Dio. E chi è che gli ha già volgeva il mio disio e il velo? Chi è che l'ha fatto tornare così per intercessione della Madonna?
Dio, cioè, come si chiama, in una parola sola, l'amor che muove il sole e l'altre stelle. Non è l'amor, virgola, è l'amor che muove il sole e l'altre stelle. È così il nome di Dio, si chiama così, l'amor che muove il sole e l'altre stelle. Ora, io dico, qui finisce con questo verso che tutto il mondo conosce, la più bella cosa scritta da un uomo che si possa dire. Io ripeto, siamo qui a dire questa cosa qua. Siamo stati in paradiso con lui in questo momento e abbiamo visto tutti noi Dio con i suoi occhi. Ora, questo Signore, 700 anni fa, in mezzo all'intemperie, ci ha voluto fare questo regalo di raccontarci questa storia. È andato con questi tre regni, ha fatto un viaggio, quello che ha passato, per farci questo dono, questa meravigliosa cosa. Si è messo lì, col passare dei giorni, al freddo, non poteva tornare da suoi familiari che gli voleva tanto bene. La carta non si trovava, l'inchiostro chi te lo dava? Non trovava neanche dove andare perché era pericoloso, era condannato a morte, non è che tutti lo ospitavano. Si è messo lì e per redimere noi dalle nostre colpe e dai nostri peccati e facci stare qualche notte lì al caldo, al focolare, a leggerci una storia. Quante persone hanno letto questa cosa, quanto bene ha fatto questa cosa. Ci ha voluto fare questo regalo e ci ha scritto quest'opera che finisce con questo verso così e che comincia con quell'altro che tutti sanno nel mezzo del cammino di nostra vita. E che gli si può dire a uno così? Io vi dico che una cosa così è assolutamente incredibile. Ecco. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui sei a noi meridiana face di caritate giuso intramortali, sei di speranza fontana vivace. Donna, sei tanto grande e tanto vali che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar sans'ali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura e di bontate. Or questi che dall'infima lacuna dell'universo infin qui avvedute le vite spiritali ad una supplica te per grazia di virtute tanto che possa con gli occhi levarsi più alto verso l'ultima salute. E io che mai per mio veder non arsi più chi fo per lo suo, tutti i miei prieghi ti porgo e priego che non siano scarsi, perché tu ogni nube li disleghi di sua mortalità co prieghi tuoi, sì che il sommo piacer li si dispieghi. Ancor ti priego, regina, che puoi ciò che tu vuoli che conservi sani dopo tanto vederli affetti suoi. Vinca tua guardia ai movimenti umani. Vedi, Beatrice, con quanti beati per li miei prieghi ti chiudon le mani. Gli occhi da Dio diletti e venerati fissi nell'orator ne dimostraro quanto i devoti prieghi le son grati. Indi all'eterno lume s'addrizzaro nel qual non si dee creder che s'invii per creatura l'occhio tanto chiaro. E io, ch'al fine di tutti i disii, appropinquava sì com'io dovea, l'ardor del desiderio in me finì. Bernardo m'accennava e sorridea perch'io guardassi suso, ma io era già per me stesso tal qual ei volea, che la mia vista, venendo sincera, e più entrava per lo raggio dell'alta luce che da sé è vera. Da quinci innanzi il mio veder fu maggio che il parlar mostra ch'a tal vista cede
e cede la memoria a tanto oltraggio? Qual è colui che sognando vede che dopo il sogno la passione impressa rimane e l'altro alla mente non riede? Cotal son io che quasi tutta cessa mia visione e ancor mi distilla nel core il dolce che nacque da essa. Così la neve al sol si disigilla, così al vento nelle foglie levi si perdea la sentenza di Sibilla. O somma luce che tanto ti levi dai concetti mortali, alla mia mente ripresta un poco di quel che parevi, e fa la lingua mia tanto possente ch'una favilla sol della tua gloria possa lasciare alla futura gente, che per tornare alquanto a mia memoria e per sonare un poco in questi versi più si conceperà di tua vittoria. Io credo per l'acume ch'io soffersi del vivo raggio ch'io sarei smarrito se gli occhi miei da lui fossero aversi. E mi ricorda ch'io fui più ardito per questo a sostener tanto chi giunsi l'aspetto mio col valore infinito. O abbondante grazia un Dio presunsi ficcar lo viso per la luce eterna tanto che la veduta vi consunsi. Nel suo profondo vidi che s'interna legato con amore in un volume ciò che per l'universo si squaderna, sustanze, accidenti e lor costume quasi conflati insieme per tal modo che ciò che dico è un semplice lume. La forma universal di tale nodo credo chi vidi, perché più di largo dicendo questo mi sento chi godo. Un punto solo m'è maggior letargo che 25 secoli ha l'impresa che fe Nettuno ammirar l'ombra d'Argo. Così la mente mia tutta sospesa mirava fissa, immobile e attenta, e sempre di mirar faceasi accesa. A quella vista cotal si diventa che volgersi da lei per altro aspetto è impossibil che mai si consenta, però che il ben che è del volere obietto tutto s'accoglie in lei, e fuor di quella è defettivo ciò che è lì perfetto. Omai sarà più corta mia favella pur a quel ch'io ricordo che d'un fante che bagni ancor la lingua alla mammella, non perché più ch'un semplice sembiante fosse nel vivo lume ch'io mirava, che tale sempre qual s'era davante, ma per la vista che s'avvalorava in me guardando una sola parvenza, mutando mio a me si travagliava, nella profonda e chiara sussistenza del vivo raggio parvermi tre giri di tre colori e d'una contenenza, e l'un dall'altro come iri da iri parea riflesso, il terzo parea fuoco che quinci e quindi ugualmente si spiri. Oh, quanto è corto il dire come fioco al mio concetto, e questo a quel chi vidi è tanto che non basta a dicer poco. Oh, somma luce che sola in te sidi, sola ti intendi e da te intelletta e intendente te ami e arridi. Quella circulazione che sì concetta pareva in te come lume reflesso dagli occhi miei alquanto circunspetta dentro da sé del suo colore stesso mi parve pinta della nostra effigie, perché il mio viso in lei tutto era messo. Qual è il geometra che tutto s'affige per misurar lo cerchio e non ritrova pensando quel principio ond'elli indige? Tale era io a quella vista nova, veder voleva come si convenne l'imago al cerchio e come vi s'indova, ma non eran da ciò le proprie penne, se non che la mia mente fu percossa da un fulgore in che sua voglia venne. All'alta fantasia qui mancò possa, ma già volgeva il mio disio e il velle
sì come rota ch'igualmente è mossa l'amor che muove il sole e l'altre stelle. Grazie con tutto il cuore. Grazie. Grazie con tutto il cuore. Buon Natale! Grazie. Va bene. Arrivederci. Va bene. Ora devo rifare. Arrivederci, grazie con tutto il cuore, grazie. Grazie davvero ancora, proprio tanto, tanto, tanto. Permettetemi di... È proprio fisico che non... No, no, io non si rimette la sedia. Io volevo ringraziare, vero, un applauso a questa orchestra spettacolare, al maestro Mazzocchetti. Grazie, maestro. Vero, un ringraziamento affettuoso a Vincenzo Cerami per l'amorosa presenza. E un bacio al professor Sermonti e a Ludovica che mi hanno, vero, introdotto dentro alle meravigliose bellezze di questa cosa. Poi volevo ringraziare qua, permettetemi di farlo, e la regia, Stefano Vicari, che ha fatto una cosa bellissima, Danilo Desideri e la fotografia, Gaetano Castelli per le scene. Grazie, avete fatto un lavoro ben proprio bello. Sì, qui il paradiso ci viene benissimo qua, ci siamo proprio sentiti dentro, è proprio un paradiso. E tutti i tecnici, mamma mia, dagli operatori, ma gente da abbracciarle, ponegli un bene, gli elettricisti, i macchinisti, i falegnami che quando hanno lavorato, quelli che hanno messo questo coso qua, e il direttore di scena, la produzione, è vero, tutte le persone, vorrei fare proprio i nomi che ci sono state vicine in questo momento. Il maestro Nicola Piovani, che vorrei... Nicola, sei lì, vieni qua, t'ho visto prima. Il maestro Piovani che ha scritto le musiche. Vabbè. Grazie, non se l'aspettava di essere... Permettimi anche a me di farti una... Io anzi, visto che qui, visto che ci siamo e quando ci si può bene, come si diceva, non è mai sprecato, volessi bene
se mi facesse, anche questo è duro, lui non è difficile, se lei mi facesse però l'onore di mettersi al pianoforte e darmi l'onore di cantare una sua... grazie. Dico, mi sembrerebbe, se no c'è anche la generosità nel mondo, ora magari stiamo qui altre due orette, io farei naturalmente Quanto t'ho amato, che è una delle canzoni, una delle tante canzoni del maestro Piovani, con le parole scritte insieme con Vincenzone. E, beh, se partiamo come viene... Quanto t'ho amato! Che tu mi avessi detto come stai. Tu mi avessi detto come stai. Quanto t'ho amato! Se tu mi avessi chiesto come stai, se tu mi avessi chiesto, mi hai pensato, t'avrei risposto bene, certo sai. Ti parlo però senza fiato, mi perdo nel tuo sguardo colossale, la stella polare sei tu. Mi sfiori e ridi, no, così non vale. Non parlo e se non parlo poi sto male. E quanto t'amo non lo sai, e non lo sai perché non te l'ho detto mai, anche se resto in silenzio, tu lo capisci da te. Quanto t'ho amato e quanto t'amo non lo sai, non te l'ho detto e non te lo dirò mai. Nell'amore le parole non contano, conta la musica. Se tu mi avessi chiesto che si fa, se tu mi avessi chiesto dove andiamo, t'avrei risposto dove il vento va. Le nuvole fanno un ricamo, mi piove sulla testa un temporale, la pioggia nascosta sei tu, ma poi si perde in mezzo alle parole. Per questo io non parlo e poi sto male. Quanto t'ho amato e quanto t'amo non lo sai, e non lo sai perché non te l'ho detto mai, ma anche se resto in silenzio tu lo capisci da te. Quanto t'ho amato e quanto t'amo non lo sai, non te l'ho detto e non te lo dirò mai. Nell'amore le parole non contano, conta la musica. Parole non contano, conta
la musica. Bravi! Bravi! Bello! Ah, io e te un bacio. Bene. Grazie, grazie con tutto il cuore. Buon Natale. Fino allora non ci vediamo. Arrivederci. Grazie.